noi siamo dentro una tempesta perfetta. Ormai tutti i comparti soffrono dell'aumento stratosferico dell'energia, la difficile reperibilità delle materie prime, si sono bloccate le filiere, e quindi il fatto stesso che non si riesca più a ritrovare un'idea di un'impresa che possa funzionare, perché in questo momento si arriva la mattina, non si sa se arrivano i materiali. Quindi è una situazione di una drammaticità mai riscontrata nel nostro mondo. Veniamo da una pandemia superata bene, noi rischiamo di non sopravvivere, siamo ormai in trincea. Ci auguriamo di superare anche questa, però abbiamo bisogno di interventi straordinari. Penso anche che non sarà più opportuno ragionare come abbiamo ragionato qualche tempo fa, il green, noi dobbiamo pensare alla sopravvivenza. Pensate che solo in Toscana l'aumento del costo dell'energia incide per 3 miliardi e mezzo su tutti i comparti delle imprese. E rischiamo grandi licenziamenti. Chiediamo misure straordinarie, quali per esempio una cassa integrazione in deroga, perché se al mattino non arrivano i materiali, come si fa? Il personale si manda a casa. Quindi è il momento indispensabile di risposte straordinarie. Probabilmente bisognerà accantonare il PNRR, parlare di altre questioni, perché è evidente, quando si parla per esempio di politica energetica green, voi capite, noi siamo un paese che importa il 40% del gas che serve, ascoltate bene, per produrre energia elettrica, non il riscaldamento delle case. Evidentemente se blocchiamo il gas non abbiamo più energia elettrica, perché tutte le altre fonti le abbiamo abbandonate. Quindi siamo veramente alla disperazione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza chiaramente ci sta mettendo in grave difficoltà, perché i prezzi non sono congrui, non sono attuali con i prezzi di mercato, e quindi le imprese non sono in grado di acquistare né le materie prime né i semilavorati, al di là della reperibilità dei materiali, ma anche per il prezzo di approvvigionamento, che quindi non è remunerativo nei confronti di progetti che fanno riferimento a prezziari del 2017 e 2018. Nuovi progetti non ci sono, e quelli che ci sono comunque non fanno riferimento a prezzi attualizzati, e questo chiaramente diventa una grave incapacità da parte del sistema delle imprese di poter proprio partecipare alle gare di appalto. Abbiamo l'esempio in provincia di Lucca di due scuole che sono andate deserte le gare, di un ponte che non è stato affidato proprio perché c'è una differenza enorme tra i prezzi messi a bando di gara e quelli che sono invece i reali prezzi di mercato. Manca un meccanismo che ci consenta di attualizzare in tempo reale il prezzo di mercato, cosa che in questo stato di emergenza, perché di questo si tratta, deve essere immediatamente applicato, come ha fatto adesso la Spagna e come già ha fatto la Francia in tempi recenti.